Grazie. No, grazie, questa domanda mi consente di spiegare anche il modello, diciamo, di business. Allora, da un lato noi siamo servizio pubblico e dobbiamo investire nella produzione culturale del paese una certa quota di ricavi d'aria, e quindi questo è un dato. Dall'altro c'è gli aspetti commerciali. Noi, come sa, abbiamo una distribuzione che è 01 e che distribuisce 30 film l'anno, quest'anno forse molti di più, e di cui 25 sono film italiani. Significa anticipare o investire non tanto in, come quota produzione, ma investire nella promozione decine di milioni all'anno. Ecco, questi tipo di investimento, così chiarisco anche in un momento pubblico, non sono assolutamente risorse pubbliche, non è il canone della RAI che viene speso, sono valori che noi dobbiamo recuperare commercialmente. Quindi noi siamo una società per azioni al 100% RAI, distinta da RAI, abbiamo un conto economico, e quindi noi tutto quello che spendiamo nella parte promozione per mettere un film in sala dobbiamo recuperarlo come? Dalla sala, ma non solo, anche dalla vendita, dalla PTV, dall'on video, dai TVOT, da tutte le piattaforme successive. Quindi ci preoccupiamo moltissimo, c'è quel signore lì che è il direttore di 01, è Luigi Nonino, che è stressatissimo da questo aspetto, e noi tutte le notti stiamo, come forse molti di voi che operano nel cinema, sul cinema per capire ogni film quanto incassa. Le dico la verità, noi siamo il primo distributore di nazionalità italiana in Italia. Siamo stati mediamente il quarto distributore, terzo quarto posto negli ultimi 7-8 anni, addirittura qualche volta sopravanzando, stando anche sopra alcune major, con listini che sono al 70-80% film italiani, di cui la maggior parte, diciamo, film di qualità o film d'autore. Quindi ci preoccupiamo moltissimo e soprattutto portiamo a casa assolutamente tutti gli anni non solo la copertura dei costi di investimento in cosiddetto P&E, cioè i costi di promozione, ma portiamo anche a casa dei margini commerciali. Quindi portiamo una parte dei soldi che investiamo, li riportiamo a casa. Naturalmente anche qui bisogna fare un distinguo: non è che la RAI investe 70 milioni l'anno sul cinema e ne riporta a casa 70, anche perché noi abbiamo dei diritti in pancia, cioè chi un po' sa di stati patrimoniali, patrimonializziamo questi diritti, nel senso abbiamo delle quote di proprietà per sempre di quei film che hanno sfruttamento per tantissimi anni, e poi abbiamo anche l'antenna, il diritto televisivo, e quindi quello è un valore. Quindi noi non è che valorizziamo l'antenna, no, cioè sì, la valorizziamo nei contratti, ma non è che poi la diamo alla RAI, cioè, e abbiamo un valore tra virgolette, ma quello vale sicuramente. Quindi se io dovessi fare un conto economico virtuale di quello che veramente delle risorse che tornano a casa già direttamente dalla commercializzazione prima della televisione free e anche con i passaggi televisivi, sicuramente le posso dire che siamo addirittura in utile economico. Quindi è un modello di business positivo, cioè non è che io a volte leggo sulla RAI, anche insomma, troppo tanti scrivono, parlano della RAI un po' a vanvera, non conoscono le realtà, non conoscono quasi nulla di chi scrive o chi ne parla, ma in realtà questo è un modello assolutamente virtuale sotto il profilo economico, e nello stesso tempo sosteniamo l'industria culturale dei contenuti. Attenzione, c'è un altro tema sulla TV: i film vanno in televisione. Nel 2018 abbiamo avuto 67 prime serate di film coprodotti dalle cinema sulle tre reti generaliste. Sono andati in onda 250 film, sempre nel nostro magazzino film prodotti, sempre sulle reti generaliste in tutte le 24 ore, e centinaia e centinaia di passaggi sulle televisioni tematiche. Quindi questi film vengono visti negli anni da centinaia di migliaia, se non da milioni di persone, grazie ai canali RAI, e questo è un valore anche economico, perché si coprono degli spazi di palinsesto. Calcoli che dal 2016 al 2018, in due anni, le prime serate di cinema italiano coprodotto dalle cinema sono raddoppiate, cioè sono aumentate del 100%. Questo vuol dire che c'è un gradimento del pubblico rispetto ai film. Quando c'è Rai 3 che c'è una serata fissa, Rai 1 che fa 20-25 prime serate l'anno, e Rai 2 un po' meno. Però c'è un gradimento del cinema italiano, perché se non fanno ascolti poi naturalmente le reti non li mettono, invece stanno crescendo, e questo è da in qualche modo valutare in senso positivo, anche perché evidentemente la qualità dei film è migliorata.